Per voi questa è un'occasione, questo torneo, questa Gazzetta Football League che noi organizziamo da 5 anni, è anche l'occasione per in qualche modo finire sulla Gazzetta. Fra 2 giorni faremo una pagina proprio dedicata a questo torneo, quindi insomma in bocca al lupo, giocatevela bene, lascio la parola a Demetrio che in qualche modo è partito e avrebbe voglia di scendere in campo ancora con voi, sono sicuro. Un grosso in bocca al lupo, come si dice sempre, non fatevi male, perché dopo questi tornei tante volte c'è l'agonismo che poi fa parte del calcio, però c'è anche il rispetto di poter finire la partita regolarmente e poter gioire di quello che è il calcio. Nivea ha già deciso di affiancarsi a Gazzetta Football League per quest'anno perché vuole, e da qualche mese lo sta facendo su tutte le piattaforme digitali, supportare quelli che sono gli Everyday Football Heroes, ovvero tutti quanti noi quando vogliamo giocare a calcetto e appunto in tutte le partitelle dei campionati, se vogliamo, locali come quello che stiamo vivendo oggi qui insieme. Finalmente ci siamo, l'attesa è finita dal Civiano Sports Center, il kick-off della Gazzetta Football League by Nivea Men. Buonasera e ben collegati da Antonio Erario. Da Alessandro Greco. Non pagheranno per far parte del circuito. Occhio alla Longobarda, ecco, che sblocca subito il risultato. 1:20 sul cronometro, cambia già la storia della partita. Se ne va a palla al piede a Gioni per cercare la conclusione dalla lunghissima distanza, pallone deviato e poi Pedroni. Scambio orizzontale, ancora Di Nuzzo che controlla, l'appoggio ravvicinato per Gianni che gioca praticamente a tutto campo, di testa un super gol, è un super gol, poi solitamente tende ad avanzare, non in questo caso ma sbilancia un po' i compagni e qui traversa piena, come adesso porta bene il giocatore in campo, ancora Gianni, gran botta e arriva il gol del vantaggio, impronta Birraglia, rimonta completata 2-1 della Gazzetta Football League. Occhio qui, ancora Di Nuzzo! 3-1! Questa laterale che è diventato praticamente un calcio d'angolo! 4-1! Schema perfetto di impronta Birraglia. Ancora impronta Birraglia col pallone che viene ben recapitato. Gran destro di Iannaccio. Alla fine ne esce bene la difesa di impronta Birraglia che sbaglia ancora Artico! E voilà, 4-2, ancora Vannuccini, gran palla precisa, pallone che termina quasi al limite dell'area, il cross morbido, non ci posso credere, è un po' in difficoltà in pronta Birraglia che deve stare molto attenta qui, ancora una volta Di Grandi che mette il pallone all'interno dell'area, spera che attraversa tutta l'area di rigore, salvataggio sulla linea, incredibile, mamma mia, poi c'è un altro contropiede questa volta di pronta Birraglia con Gioli che salta facilmente l'avversario, l'appoggio centrale. Maestro, la classica legge del calcio. Gol sbagliato, gol subito. Occhio. Luca Galoppini, travolto dall'avversario. Eccolo. Artico. Potrebbe calciare Alessio Galoppini. Ecco. Rete. 6-3 per impronta Birraglia. Ancora un altro traversone lungo, lunghissimo, dentro! 7-3! Allora, secondo me adesso io finirò a dare statistiche a Rai 1 su questa porta. E qui Artico! C'è sempre la sua firma, c'è anche il game over sancito dal direttore di gara. No, oggi abbiamo giocato bene, abbiamo portato a casa il risultato e quello che conta, perché arrivavamo da una striscia non positiva e ci stava bene questa vittoria. Partita comunque impegnata, però alla fine siamo riusciti a portare il risultato a casa, che è quello che conta alla fine.